Cos'è questo mio andare nella notte, se non un desiderio di uscire per sempre dalla scena del mondo? È la solitudine che mi ha chiuso in questa gabbia di silenzi, o cosa? Dov'è finito il mio amore per la musica, la letteratura, i viaggi? Dove sono i miei entusiasmi? I sogni della mia gioventù, offuscati dalle ossessioni per la ricchezza, sono proiettati ormai verso un buio senza ritorno. Per me? Ma lei mi vuole offendere, non... Perché? Non bastano? Mi scusi. Va bene? Beh, allora grazie. Senta. Grazie. Grazie. Una nebbia velenosa, color verde, è dentro di te, sempre, sempre, come si impadronisce di te questa nebbia color verde che ti dà il desiderio di morire. Non bastano a provocarla gli orrori della società. Questa pistola, le miserie del mondo, gli insulti del tempo, né la morte di persone care. Né la solitudine. E tutto questo insieme. Ma anche un'altra cosa. Difatti si sono uccise persone diverse, ognuna per motivi diversi. Hemingway, Pavese, Madame Bovary, Jesenin, Stendhal. Aspetta, Stendhal si è ucciso o no? No. Forse lui no. Lui o un altro, poco importa. Io non ho più speranza. Che significa quella roba? La festa di cresima del vostro nipotino. E chi vi ha dato il permesso? Lei. Io. È un Michele Terranova, come voi. Thank you.
Michele Terranova. In casa, don Mimì. E non volete che sia la sua età alle 7 notte? Ma voi così ti... Sono Michele Terranova. Il signor Terranova. Siete proprio voi. Venite. Venite. Don Mimì, e c'è il signor Terranova. Baciamo le mani, don Mimì. Signor Terranova, che piacere. Quanto tempo, quanto tempo. Che successe qualche cosa? Accomodatevi. Don Mimì, perdonate se mi presento così all'improvviso. Ah, per carità, non dicitelo un'altra volta. Voi non lo potete immaginare l'onore che mi avete fatto. Assettatevi. Quello sguardo, tale quale quello di vostro padre. Mi pare di vederlo. Ce l'hai davanti l'occhio. Così austero, elegante. E voi ora? Ma come vi siete ridotto? Signor Michele, ditemi. Che cosa posso fare per voi? Qui c'è scritto un nome. Dovevo immaginarlo. Non hanno risparmiato neanche voi. È il nome di una persona che da tempo mi perseguita. Lo posso immaginare. Che non mi dà mai pace. Che mi tormenta notte e giorno. Vi chiedo di passare questa busta a uno dei vostri ragazzi di fiducia. Uno che conosce le regole. Signor Michele, carissimo, le regole non ci sono più. Se l'è mangiato il diavolo. Io sono vecchio e malato. Ma sono sempre un uomo d'onore. E vi garantisco che per me il vostro desiderio è un ordine. Un ordine, no, don Mimì. Sì, un ordine. Quello che farò per voi ora non lo farei per nessun altro, signor Michele. Manca la cifra. Mettetela voi. Allora leva tutto, Luigi. Tutto che cosa? La barba, i baffi, tutto. Va bene. Ecco fatto. Perfetto. Bravo, 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 Luigi. Grazie. Allora, Salvatore, che cosa vuoi? I vostri sigari. Grazie. Prepara la macchina bella. Sì. Miracolo! Ma che vuoi dire? Si è tolto la barba e i baffi. Vuole la macchina bella. Addio. Addio. La grande signora merita rispetto. Non è da gentiluomini andarle incontro come uno straccione. Cosa vuoi che sia per lui? Mamma, hai visto il signor Terranova? Sì, ringiovanito di 20 anni. Ma che ti interessa a te? Scusa. Bentornato, signor Terranova. Grazie. Il solito?
Il solito, grazie. Era un po' che non si vedeva in giro. Un po'. Che puzza! Dici a me? Dico che c'è una puzza che non mi piace. Che cosa fai qui? Aspetto di imbarcarmi. Voglio attraversare l'Atlantico. Non è male come idea. Da sola? Sì. Da sola. Non ti spaventa la solitudine? No. Hai fame? No. Sei proprio sicura? Non hai bisogno d'aiuto? Ho solo bisogno di essere lasciata in pace. Come vuoi. Mi chiamo Marianne. E io Michele. Francese? 50-50. Padre italiano, madre francese. Ah. Un gioiellino d'epoca. Sì, una mia passione. È scappato da una festa? Hai fame? Sì. Pure io. Marianne, nous sommes arrivés. Très jolie. Elle ressemble à la ville de mon grand-père. Oh. Salvatore, accompagno la signorina nella camera blu, forza. E voi un altro coperto e preparatevi a portare in tavola. Prego. Qui ci viveva la nonna del signor Michele. Quando fu che la trovai morta su quella sedia a rotelle, dicevano che teneva più di 100 anni. Uno oggi e uno domani fu la vecchia che me li fece portare qua. Si sentiva sola, la poveretta, abbandonata da tutti. E così parlava con i morti. La vecchia era piegata in due, eppure si fumava 10 toscanelli al giorno. Faccia pure con comodo, la cena è pronta fra 10 minuti. Hai conquistato l'amicizia del mio cane. Però non sono contento. Hai mangiato molto poco. Anche lei ha mangiato poco. Oggi non me lo sento. Io, dopo 2 giorni di digiuno, ho più sonno che fame. Ah, sì? Vuoi andare a dormire? Qui il silenzio è perfetto. Sì, grazie. Il cane viene con me. E così stasera mi tradisci, figlio di un... Buonanotte, a domani. Buonanotte.
signor Michele. Sì? Scusate, la conoscete? No. E voi vi fidate? Potrebbe essere una ladra, uscita di galera. Ogni giorno se ne leggono tante sui giornali. È pericoloso. Capace che stanotte apre la porta ai compari. Salvatore, andiamo. Al largo della Turchia ci sarà lo scambio. Se necessario, dobbiamo essere pronti a sparare. Sì, sparare. Saranno migliaia di aerei. D'accordo. Migliaia. Bonjour, Michel. Bonjour, Marianne. Ça va? Ça va bien. Che bella giornata, eh? Bellissima. Guardi che belle tavole che ho trovato. E dove le hai trovate? In camera, sotto un mucchio di polvere. Mai visto tavole così belle. Ah, no? Cosa sono? Carabo di Olimpia e Cleophilus maxillosus. Sono insetti. Avevo 14 anni. Volevo riuscire a fare la più bella collezione di coleotteri del mondo. Quanti sogni. Anch'io da bambina sognavo. Ah, sì? Sognavo di viaggiare. Di incontrare un uomo che mi volesse bene. L'ultimo viaggio si è interrotto a Pantelleria. Che bastardo. Adesso vorrei ripartire, ma non lo so. Con la mia patente nautica potrei trovare un lavoro. Posso fare una telefonata a un mio amico, il presidente del club nautico. Ti presento a nome mio. Quando ci posso andare? Quando vuoi. Oggi. Grazie. Signor Michele! Sì? Signor Michele, venga, venga a vedere. Questi dopo li rimetto a posto. Grazie. Non toccate niente, va bene così. Amonin.
I miei ossequi al signor Terranova. Grazie ancora. Arrivederla. Arrivederci. Massimo Vincenzo Bellini, costruito su progetto dell'architetto Carlo Sada e inaugurato nel 1790, è la maggiore e più alta istituzione artistico-culturale della Sicilia orientale. Qui le decorazioni, realizzate nella purezza di veri stili, quali il barocco, l'impero e il manierismo, risultano felicemente disposte in una composizione di straordinaria bellezza. Nebbia velenosa, color verde, è dentro di me, sempre. Come si impadronisce di te questa nebbia color verde, che ti dà il desiderio
di morire. Stendhal si è ucciso o no? Ancora in cucina quella. Tu non ti devi fare di niente, va bene? Posso aiutarla io, signor Terranova? No, voglio il direttore. Mi passa il direttore. No, guardi, in questo momento è fuori. Mi scusi, può dirmi se è stato presentato all'incasso mio assegno? Sì, un momento. No, nessun assegno. Niente. La ringrazio. Giorni. Molto bene. Festeggiamo? Sì, festeggiamo. Mi sembra giusto. La sua presentazione è stata un vero passepartout. Mi fa piacere. Bene. Questi affreschi non li avevo visti. Ma sì, in alto, nel cielo del ridotto. Sono bellissimi. Sono contento che ti piace l'arte. Sì. Il Teatro Bellini per me è stato una scoperta stupefacente. Sì. Una visione che affascina. E eleva lo spirito. Straordinario. È vero. Forse... abbiamo fatto tardi. Andiamo dentro. Ok. Posso tenerlo, questo? Sì, sì. Buonanotte. Buonanotte. Furba la francesina, eh? A preparare tutta una cena solo per lui. Che ridi. L'hai vista com'era vestita? No. Tu guardi troppo, non bisogna guardare. Questa gli mangia tutte cose. Una vodka. È quello che ci vuole. Cin cin. Cin cin. Giorni liberi. Che ne pensa se decidessi di fare un giro per conoscere la Sicilia? Dieci giorni non bastano, mia cara. No? No, la Sicilia è un continente pieno di cose meravigliose. E allora, perché non mi fa da guida? Io? Sì. Magari. Sua moglie. È stata tutta la mia vita. Originale la collana che porta. È un ricordo di un viaggio in Marocco. Thank you.
Brava. La danza era uno dei miei sogni. Molto brava, molto brava. Grazie. Mi dice perché non vuole farmi da guida? Ho un appuntamento. Molto importante. Ho capito. Allora, buonanotte. Buonanotte. Sarebbe piaciuto accompagnarla, ma avrei messo la sua vita in serio pericolo. E io posso disporre della mia vita, non di quella degli altri. Devo fare qualcosa. Che cosa? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Così sia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Quando è successo? Ieri sera. Era seduto là, sulla sua poltrona, davanti alla televisione. A un certo punto mi sono messa a balbettare, ad annaspare. Poi mi ha preso la mano e... È stato terribile, terribile. Vi ha detto di un patto che c'era fra me e lui? Sì, 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 il tuo pensiero è stato per voi. Mi ha detto così, se viene il signor Terranova a cercarmi, gli devi dire che il nostro patto sarà rispettato. Mimì era un uomo d'onore, sa? Quando diceva una cosa, la faceva. State tranquillo. Santa Maria, Madre di Dio, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, coraggio, grazie. Adesso nell'ora della nostra morte. Quello che farò per voi ora, non lo farei per nessun altro, signor Michele. Ora.
farei per nessun altro, signor Michele. Ecco, vede. Sì, pronto? Qui parla Michele Terranova. Mi passi il direttore. Cifra che andava messa in atto. Deve essere stato un disguido ancora. Sì, signor Terranova. È stato incassato uno dei miei assegni. Può ripetermi gentilmente il numero dell'assegno a cui fa riferimento? 53039124 527, sì. Attenda un momento. È stato incassato. Da chi? Non so, in un'agenzia di Mister Bianco. Grazie. Voce del vento. L'ho copiato dopo un viaggio in Oriente. Perché non mi vuole dire che cosa c'è che non va? Sai qual è il problema filosofico veramente serio? Giudicare se la vita è degna o no di essere vissuta. Di che cosa sta parlando? Lei sta parlando del suicidio, vero? Nessuno sa come nasce questo desiderio. Quando l'orrore della noia è paragonabile all'orrore del vuoto, non c'è nessuno che possa venirti in aiuto. E dire che avevo ricominciato a sognare. Che cosa le impedisce di continuare a farlo? Un uomo pagato da me. Un uomo pagato per fare cosa? Per uccidermi. Che cos'è questa, una recita? Quando manca il coraggio, cosa fai? Paghi uno per farti ammazzare. Proprio così. Ho fatto bene, ho fatto male. Chi lo sa più? Io credo che lei sia una persona molto speciale. Reagisca. Faccia qualcosa. Facciamo qualcosa insieme. Cosa? Mi dia dei soldi. C'è un killer che le dà la caccia, ci penso io. Non si preoccupi. Mi dia dei soldi. Ecco, proviamoli. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Vorremmo noleggiare un'auto. Bene, bene. Avete qualche preferenza? Una berlina, se fosse possibile. Sì, naturalmente. E che non si fermi in mezzo alla strada. Il mio documento. La macchina di mio padre era un groviglio di lamiere. In un attimo fu avvolto dalle fiamme. È successo là, al centro della curva della morte. Finisterre, la punta più avanzata verso l'ignoto.
devo dire che il rapporto con mia madre era difficilissimo. Poi in seguito è ancora peggiorato quando ha deciso di risposarsi con un uomo odioso. Prendiamo una due cavalli? Perché no? Non occorre che venga anche lei, può aspettarmi qui, va bene? Dai a me. Torno subito. Ho preso una Meari. Andiamo? Siamo arrivati. Questa casa l'ho ereditata da mio padre. Ah, sì? Sì. Ce la fa? Sì, certo. Sarà il nostro rifugio per un po'. Michele, venga, le faccio vedere la casa. Ecco qua. Da questa parte c'è la cucina. Venga. C'è un po' di disordine. Un po'? Qui c'è la mia camera. Andiamo, le faccio vedere la sua. Lei dormirà qui. Non le piace? Ah, sì, perfetta, grazie. Ho aperto la finestra, così va via un po' l'odore di muffa. L'ultima volta sono partita in fretta e furia. Ah. Con questo ragazzo? Sì. E tu gli volevi bene? Sì. Gli volevo bene. E allora? Niente, è solo una domanda. È solo una domanda? Gli vuol fare qualche altra domanda? No. No? Vuole chiedermi quante volte abbiamo fatto l'amore? Come abbiamo fatto l'amore? No. No? Meglio così. Scusa. Non sono una brava ospite, vero? Quanto durerà questo silenzio? Mi dispiace, le ho chiesto scusa. Io non so che cosa mi ha preso prima. Si è offeso molto? No, no. No. Però non mi parla più. Vabbè. Allora stasera parlo io.
Dopo il matrimonio di mia madre era una continua lite. A casa mia non potevo più restare. La vita era diventata impossibile. Non riuscivamo più a comunicare. Allora, un giorno ho preso la valigia e ho detto a mia madre che non sarei più tornata. Mai più. E sono andata verso Marsiglia. Lì pensavo che avrei trovato un imbarco. E infatti... Posso avere ancora un po' di vino? Ho incontrato Ricky. Ricky mi dava l'illusione di una grande storia d'amore. Siamo stati insieme qui qualche giorno. Poi una mattina, ritornando dal villaggio, era eccitato. Aveva deciso di riprendere il mare. Siamo partiti per la Turchia. E durante una sosta a Pantelleria, vado a dormire. Che stai facendo? Buongiorno. Buongiorno. Voglio piantare dei fiori. Ah, bene. Ha visto che è alba? Sì. Bella, eh? Sì. È un'alba bellissima, ma non è paragonabile a quello che ho vissuto nella foresta messicana. Lì l'alba è una cosa... Il presagio del sole, la luce che da grigio azzurra diventa grigio rosata. La nota di un uccellino, poi subito un'altra. Finché tutta la foresta si fa trama di un disegno musicale infinito. E il sole è ormai un fuoco. Finalmente le legioni massicce delle cicale che sferrano i loro attacchi solfeggianti. È il frastuono sinfonico della foresta equatoriale. Un capolavoro. A lei manca il risveglio della foresta. Invece a me sa cosa manca? Il rumore del mare. Quando la prua taglia le onde. È bellissimo. La colazione è pronta. Io scendo al porto a fare la spesa. Ci vediamo dopo. Tomasino, dovrebbe esserci qualcosa. La carta ora ha funzionato. Allora, all'aeroporto di Parigi ha noleggiato una Peugeot. A Brest l'ha cambiata con una Méhari. No. È tutto. Ciao, sono contenta di rivederti. A presto. Tanto piacere. Piacere mio. Io vado. Bene. Ho preso tutto. Ah. Il giornale. Ah, grazie. Oggi preparo un pranzetto eccezionale. Sì? Pronto? Pronto?
Pronto? Salvatore, che cosa vuoi? Mi hai chiamato tu? No? Ah, niente, tutto bene. È lui? Niente pranzo eccezionale. Dobbiamo andare via da qui. Vado subito a Brest, lì troverò un aereo privato. È di là, è in casa. Chi? Marianne! Marianne! Non c'è. E dove è andata? Non lo so. Lei chi è? Il guardiano? No. Suo padre? Scusi, che cosa sarebbe questo? Un interrogatorio? Difatti mi aveva detto che suo padre era morto. Ma valli a capire i segreti delle donne. È proprio quello che stavo pensando anch'io. Quando torna? Non lo so. Stasera? Può darsi. Può darsi. Può darsi. Bene, bene. Le dia i miei saluti, eh? Lei sa benissimo chi sono. Che cosa ci fai qua, Ricky? Scendi. Lasciami! Scendi! Lasciami! Perché sei scappata? Che cosa ti ho fatto, eh? Non abbiamo mai litigato e tu sparisci così, senza una ragione. Senza una ragione, dici? Chi è quel tipo che sta a casa? Non ti riguarda. Che cosa gli hai detto di me? Niente. Che cosa avrei dovuto dirgli? È quello che voglio sapere da te. Ricky, vattene, lasciami stare. È con lui che te la fai adesso. Io faccio quello che voglio. Chi sei veramente, eh? Un pericoloso avventuriero? Lo stai dicendo tu. Un mostro? Smettila, Ricky, lasciami stare. Lo sto dicendo io perché tu l'hai pensato. E se anche fosse, eh? E se anche fosse? E allora avresti dovuto pensare che scappando da me avresti messo in serio pericolo la tua vita. Tesoro, io posso darti tutta la felicità che meriti. Gli affari stanno andando benissimo. Amore mio, è bello sentirti parlare così. Ti voglio bene. Ma l'ultima notte, quando mi hai costretta a far l'amore con la forza, io mi sono sentita violentata.
offese. Allora è per questo che sei scappata? Sì. Perché sarei dovuta scappare altrimenti. Ti confesso che non ho mai smesso di amarti. Ma non ti avrei più cercato. Speravo che lo facessi tu. La barca è nel porto. Domani devo riprendere il mare. Vieni con me. E sarà tutto come prima, vedrai. Certo. Prima però c'è una cosa che devo sistemare. Il voi? Non è il mio amante, stupido. Ci vediamo domani mattina. Oui? Allora, domani. Ciao. Ah, l'hai incontrato, eh? Sì, l'ho incontrato. Ma come sapeva che eri qua? L'avrei immaginato, gliel'ho detto che siamo stati qua insieme. Marianne, io posso partire da solo. Non devi preoccuparti per me. Se vuoi tornare con lui, sei liberissima. Liberissima di fare cosa? Beh, avete fatto pace. Sono io che decido cosa fare. Domani un aereo privato ci porterà in Marocco. I suoi sigari. Aspetti. Devo vedere il commissario. Commissario? Marianne? Sei qui? Marianne! Ma cos'è? Traffico di droga? Ma non lo so, non ho capito. Andiamo. Forza, da questa parte, bambino. Piano, piano, attento. Che bastardi. Quello alto l'avevo già visto. Sì, l'ho visto. È successo qualcosa? Non vuoi parlare? No. Ho solo voglia di piangere. È mostruoso. L'ho fatto arrestare. Sapevo che cosa potesse nascondere il sesso. Marianne, credimi, è inutile che fai il processo a te stessa. È stato tutto un errore. Non si può provocare il destino in questa maniera. Su, non pensarci più adesso, è tutto finito. Eh?
Grazie, Michele. Il silenzio in momenti come questi è l'unico aiuto che si può dare. Solo un uomo come lei poteva capirlo. Grazie. Questo rifugio all'ombra delle moschee è un altro dono del pensiero di Marianne. Qui a Rabat mi muoverò sulle tracce di un lontano passato che mi vide felice accanto a mia moglie. E lei potrà arricchire la sua giovane mente dell'essenza di nuove scoperte e godere di straordinari incantamenti. Benvenuto alla Tourassant. Grazie. Madame. Venga. Grazie. I bagagli. Vedi? Da qui sono passati gli uomini più potenti del mondo, ma anche le più grandi menti d'Europa. Proprio qui. Come lei. Vieni. Buongiorno, mi chiamo Terranova. Ho prenotato una suite. Buongiorno. Vorrei anche del contante, $10,000. Spiacente, ma questa carta non è abilitata presso di noi. No? Non per la richiesta di contanti. E con questa? Vediamo. La carta oro? Sì. La carta oro può andare? Ah, certo. Eh? Così va bene, grazie. E senta, per favore. Intanto può far accompagnare la signorina? Naturalmente. A più tardi, cara. A dopo. Felice soggiorno, madame. Grazie. Ne avevo parlato l'altro giorno con il suo collega e mi aveva detto... Sì? Buongiorno, gentilmente, sarebbe possibile avere informazioni sulla disponibilità di credito di una carta oro? Mi dispiace, signore, non possiamo dare informazioni sui nostri clienti. Dunque non può garantire per Michele Terranova? Come? Michele Terranova? Ma con chi parlo, scusi? Qui è l'hotel La Tour Hassan di Rabat. Hotel La Tour Hassan di Rabat. Forse c'è qualche difficoltà sulla carta in questione? No, nessun problema. Apertura illimitata. Molte grazie, signore. Prego. 4.000. Esatto. Mm-hmm. E allora in totale sono 25.000. Tommasino, sei tu? Prendi nota. Questa carta non è abilitata presso di noi. Poi tiri fuori la carta oro. La poni sotto lo sguardo di una faccia di luna uscita dai pennelli di un botero e voilà! La diffidenza si tramuta in ipocrita cortesia. Michel! Venga, è meraviglioso! Guardi che bello! Brava! Sono felice. È difficile uscire da questa vita meravigliosa con la morte. Michel? Eh? Dove sono le sue pillole?
Voilà. Voilà. Ecco fatto. Bello. Senta, mi scusi. Sì. Buongiorno. Quella collana. La seconda? Sì. Va bene. Venga. Vediamo questa qui. Sì, entriamo. Grazie, arrivederci. E questo? Quanto viene? Questo prezzo. Posso provarlo? Marianna. Sì. Metti? È per me. No, faccio io. È bellissima. Sì. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Palma, simbolo di bellezza e armonia. Guardi, un gattino. Aspetta. Grazie. Pronto, Marianne? Pronto? Pronto? Ma chi è? Che cosa vuole? Pronto? Signorina, le dispiace dirmi chi era al telefono? No, è caduta la linea. Per caso le hanno dato un nome? No. Una chiamata locale, ha detto. Grazie. Benvenuti, prego, da questa parte. Sì, grazie. Prego. Va bene.
basta così. Bella serata. Sì, proprio così, come non ne passavo da molto tempo. Allora, buonanotte. Buonanotte. Mi scusi. Prego. Per la signorina alla porta. Il suo aereo parte alle 7:30. Nessun problema, signore. Diamo. Grazie. Sei tu. Sì? Buongiorno, madame. Qui è la recepzione. Quale aereo? No, annulli tutto, non parto più. Bonjour, madame. Bonjour. Posso ritirare i bagagli? No, non ci sono bagagli. Arrivederci. Arrivederci. Io sottoscritto Michele Terranova, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali ed in piena libertà, nomino mia unica erede la signorina Mar... Che cos'è questa roba, eh?
Vuoi spiegarmi che cosa significa? Cosa? Me lo vuoi spiegare sì o no che cos'è questa roba? Hai perso la parola? Eh? Lo vedi questo? A me dei tuoi soldi, non me ne frega niente! Hai capito? È arrivato. È qui. È qui a Rabat. Sì. E quando è arrivato? Ieri sera. Su, alzati. Prepara la valigia. Io vado di là a fare la mia. Sì, attenda un attimo in linea, le passo la stanza. Sì, pronto. Pronto. Io so chi sei. Capito? Sentimi bene. Noi dobbiamo assolutamente parlare. Da siciliano a siciliano. E non attaccare. Don Mimì. Hai sentito? Don Mimì. Ma non al telefono. Ci dobbiamo guardare in faccia, tu e io. Eh? Ci possiamo incontrare al bar di fronte alla moschea. Ti aspetto. Mi troverai là. Macchina! Michele. Grazie. Fermi qui, per favore. Torno subito, Mariana. Dove vai? Sigari. Buongiorno, vorrei una scatola di sigari toscani. Desolata, noi non abbiamo questa marca di sigari. Nessun'altra marca? No, signore, non ne abbiamo. Siciliano? Come vuoi, signor Terranova. Ci vogliamo mettere seduti? Sediamoci. Qualcosa? Io non bevo quando sono in servizio. Un pastis. Quanto valgo io? Un colpo di pistola. Allora mi raccomando, fallo in fretta. Che non mi accorga di nulla. State tranquillo, non si è mai lamentato nessuno del mio lavoro. Non faccio differenze io. Mi fa piacere trovarmi a tu per tu con un uomo d'onore. Però questa volta c'è una differenza. 200.000 euro. Ma che mi volete significare? Questo. Voi avete avuto da Don Mimì
Una somma che io ho pagato per uccidermi. Avuto da voi? Ma che mi state dicendo? È così. Ora tu puoi avere di più per non farlo. 200.000 euro, appunto. Signor Terranova, voi a me certe proposte non me lo dovete proprio fare. Però le posso fare solo a te. Adesso che Don Mimì è morto, io sono sicuro che tu tieni ancora la busta che ti ha dato Don Mimì dentro la tua tasca. Certo che tengo la busta nella tasca, eccola qua. Guarda. Vero che è. Siete stato voi. Già, quell'uomo non esiste più. Quello che voleva morire, adesso è morto per sempre. Capisci? Sì. Prego. Uno pur per mio. Sì, signore. Ecco qua, questi sono 200.000 euro. Potrai cambiare vita. Don Mimì sarebbe stato molto contento. Mi voleva molto bene, Don Mimì. Ecco a lei. Grazie. Allora, alla tua. Alla vostra. Permettete? Dio vi benedica. Allora? Ah. È mezz'ora che aspetto e tu te ne stai qua a bere con uno sconosciuto. Non è uno sconosciuto. No? No. E chi è allora? Lui. Lui chi? Lui quello che doveva uccidermi. Allora è tutto finito. Già, tutto finito. La nostra fuga è senza scopo ormai. Inventiamoci una nuova vita. Due. Una per te. E una per me. Attraverserai l'oceano, l'Atlantico. Devo riprendere la mia fuga sul mare. Chissà se troverò mai un po' di pace. Beh, se vuoi potrei mandarti una cassetta con i campanelli che suonano al vento. Grazie. Grazie a te. Ci sono anche i miracoli nella vita.
come il nostro incontro. Michele. Nessuno mi ha mai dato quello che mi hai dato tu. Sei un uomo meraviglioso. Veramente. Marianne. Hai freddo? Un po'. Michelle? Sì? Stendhal non si è suicidato. Lo so.